Le tecniche teatrali. Tanto per incominciare, dobbiamo quindi parlare un po' in generale del teatro. Voi dovete sapere che tutte quante le forme artistiche hanno un'origine comune, che è quella del rito. Provate a pensare ai popoli primitivi, no? Quando i popoli primitivi si riunivano, appunto, nei giorni di festa, e c'erano, appunto, durante queste feste, c'erano per esempio delle danze rituali. Ecco, il teatro è abbastanza legato a questo. Tant'è vero che, come abbiamo studiato l'anno scorso in storia, non so, ve l'avranno sicuramente detto i vostri professori di storia, il teatro greco ha un'origine rituale, ha un'origine religiosa. Nel senso che c'erano le feste dedicate a Dioniso. Beh, insomma, queste cose le avrete studiate, le saprete, no? Ecco, ora, durante queste feste, Dioniso, quindi il dio della. Sì, sicuramente anche il dio del vino, dell'ebbrezza, eccetera. Però è anche un dio molto legato, collegato ai ritmi stagionali, quindi della natura. E infatti queste grandi Dionisie si svolgevano appunto in questo periodo della primavera, cioè il periodo in cui la natura si risvegliava. Perché Dioniso in un certo senso moriva e rinasceva. Esattamente come la terra, la natura era morta e poi rinasceva, no? Per festeggiare questo si facevano delle grandi Dionisie, delle grandi feste, no? E si sacrificava un capro, un capretto, no? Il capro espiatorio, no? A Dioniso. Solo che poi, con l'andare del tempo, ai semplici, naturali e usuali riti religiosi, si sostituì una cosa un po' diversa, diciamo un rito religioso sicuramente, ma che aveva delle connotazioni diverse. Come siccome le Olimpiadi, lo sport è nato legato al rito di Zeus Olimpio a Olimpia, nel Peloponneso, così il teatro è nato legato insomma, ai riti di Dioniso, e nacque quindi l'agone drammatico, quindi la gara. Questo un po', però dopo lo rivedremo quando parleremo più specificatamente, insomma, del teatro classico. Sta di fatto, insomma, volevo dirvi questo, che a un certo punto dal rito religioso, dalla danza, dalla musica, eccetera, si distingue sempre di più questo nuovo spettacolo che è basato sulla mimesi. La mimesi vuol dire l'imitazione, no? E così come nella danza, anche nel teatro si usa il corpo, giusto? Nella danza si usa il corpo per esprimere determinate cose. Pensate al balletto, per esempio. E la stessa cosa avviene anche nel teatro, solo che nel teatro oltre al corpo c'è la parola. Quindi ci sono determinate forme artistiche, come appunto la danza e il balletto, il mimo, il pantomimo, che non hanno, si basano solo sull'espressione del corpo e non sulla parola. Invece il teatro si basa sia sull'espressione del corpo, sia sulla parola, sia sul testo. È a questo punto che ci inseriamo noi. Cioè noi rifletteremo soprattutto quest'anno sul testo. Quindi il teatro è rappresentazione e riproduzione della realtà, fatto di un testo e del corpo degli attori che rappresentano insomma, questo testo teatrale. A noi, dicevamo, interessa soprattutto il testo teatrale. Così come abbiamo analizzato, insomma, il testo narrativo in prima, il testo poetico in seconda fino ad oggi. Adesso, fino alla fine dell'anno, analizzeremo il testo teatrale. Chi scrive dei testi teatrali si chiama drammaturgo. La drammaturgia, quindi, è praticamente la letteratura teatrale, no? I drammaturghi, quindi, sono gli autori di questi testi teatrali. Ecco, che differenza c'è, ad esempio, fra un testo narrativo e un testo teatrale? Appunto, nel testo narrativo c'è il narratore, e lo vediamo bene, noi che stiamo leggendo I Promessi Sposi, c'è il narratore onnisciente, insomma, Sandro Manzoni, eccetera. Invece, nella drammaturgia non c'è la narrazione, non c'è un narratore, ecco, c'è le cose, i fatti, gli eventi. Capitano davanti a noi sulla scena, eventualmente se ci sono dei fatti o degli eventi che noi non vediamo direttamente sulla scena, ci vengono raccontati comunque, detti esplicitamente,
dai personaggi, ad esempio gli antefatti. Non c'è un narratore che ci racconta l'antefatto, non c'è un narratore che ci descrive il personaggio. Adesso parleremo dei personaggi, no? Li vediamo, no? Interpretati dagli attori. Ecco, il testo teatrale è fatto di due elementi. Uno, le battute. Due, le didascalie. Le battute, quindi, sono quelle parti che poi gli attori devono recitare, no? Le battute si possono dividere in dialoghi, nel momento in cui i due personaggi ovviamente dialogano fra di loro. Qui c'è un'analogia con la scena che abbiamo già visto nel testo narrativo. Le scene del testo narrativo sono qualcosa che si avvicina molto al testo teatrale. Tant'è vero che laddove prevalgono le scene, testi narrativi in cui prevalgono le scene, sono naturalmente predisposti ad essere trasformati anche in testi teatrali. Poi ci sono i monologhi. Dobbiamo distinguere fra monologo e soliloquio. Il monologo è quando un personaggio parla solo lui, ma non è lui da solo sulla scena. Parla, ma c'è accanto a lui un altro personaggio. Qui potrete leggere un esempio tratto dal Macbeth. Lo stesso Macbeth, protagonista, insomma, parla, si dilunga a parlare, ma sulla scena ci sono anche i sicari, quindi sicari. Il soliloquio invece è quando il personaggio parla da solo ed è solo sulla scena, non c'è nessun altro accanto a lui. Ad esempio qui c'è il servo, sempre il Macbeth, ma dal momento in cui esce il servo, Macbeth continua a parlare, da quel momento in poi parleremo di soliloquio e non più di monologo. Invece gli aparte sono qualcosa di un po' strano. Gli aparte sono rari perché sono un po' artificiosi. Ecco, noi quando andiamo a teatro accettiamo ad esempio questa convenzione che possano esserci degli aparte. Cosa vuol dire? Che ci sono due personaggi sulla scena e magari questi due personaggi sono abbastanza vicini, no? Fra di loro, e che a un certo punto uno di questi personaggi si rivolga a noi spettatori e ci dica qualcosa. Facciamo un esempio tratto dalla Mandragola di Niccolò Machiavelli, no? Quindi c'è Nietzsche, che è uno dei protagonisti di questa commedia, che è un po' un tonto, uno stupido, uno sciocco, Nietzsche, perché poi alla fine comunque della commedia sua moglie, che è molto bella, attirerà l'amore di un altro personaggio che poi andrà a letto con lei. Nietzsche si trova sulla scena insieme ad altri personaggi, poi dice a parte, quindi senza farsi sentire dagli altri personaggi, ma facendosi sentire da noi spettatori. Botta di sappuccio! Costui mi raffinisce tra le mani, guarda come ragiona bene di queste cose. Ecco, il nostro Nietzsche si rivolge al pubblico dicendo: ma guarda com'è intelligente, com'è raffinato questo. In realtà chi stava parlando si era travestito e lo stava prendendo in giro, e lo stava appunto per prendersi la sua moglie, la sua donna, no? Ma lui non capisce nulla. Ma la cosa strana degli aparte è che gli altri personaggi che sono a fianco a Nietzsche, ad esempio, non sentono quello che lui dice, non devono sentire, non devono capire quello che lui dice, e magari sono a pochi metri da lui, mentre invece gli spettatori, anche quelli che si trovano nell'ultima fila di sedie, là in fondo in platea, devono sentire, devono capire quello che sta dicendo l'attore. Le didascalie dicevamo che sono le parti scritte dal drammaturgo che però non sono da recitare. E pensiamo per esempio a Pirandello, che scriveva didascalie molto lunghe, no? Ora, a cosa possono servire queste didascalie? Ad esempio possono essere le tracce per la scenografia, cioè l'autore, insomma sarebbe il drammaturgo, pretende che ci sia quella certa scenografia, cioè che ci siano, ecco, ad esempio Ibsen nella Signora del Mare dice:
a sinistra della casa del dottor Wanger, con una grande veranda coperta. Deve esserci la veranda, giardino davanti all'intorno, in basso alla veranda un'asta per bandiera, eccetera, eccetera. Oppure nella didascalia ci possono essere delle indicazioni sull'abbigliamento degli attori. Infatti, sempre in questo testo, in questo dramma di Ibsen, Ballested, di mezza età, indossa una vecchia giacca di velluto, un cappello d'artista a larghe tese. E infine ci possono essere nella didascalia anche indicazioni di recitazione per gli attori. Cioè, cari attori, attenzione, quando mettete in scena questo dramma, dovete atteggiarvi in questo modo. Dice per esempio Luigi Pirandello nell'Enrico IV, che è un dramma in cui questo personaggio fa finta di essere Enrico IV, anzi era impazzito, all'inizio pensava davvero di essere Enrico IV, no? Poi dopo però rinsavisce, ma continua a far finta di essere Enrico IV, perché in questo modo può vendicarsi di chi gli ha rubato la donna, di chi gli ha preso la donna. E dice: entrano prima i due valletti che vanno a postarsi ai piedi del trono, poi entra tra Ordulfo e Rialdo, che si tengono rispettosamente un po' indietro, entra Enrico IV. È presso la cinquantina, pallidissimo, già grigio sul dietro del capo. Invece sulle tempie e sulle fronte appare biondo per via di una tintura quasi puerile, evidentissima, eccetera, eccetera, eccetera. E poi dice, ecco, dicevamo anche indicazione di recitazione, Enrico IV, inchinandosi prima a Donna Matilde sarebbe praticamente la donna di cui lui era innamorato, ma che adesso è 45enne, no? Che si è sposata con un altro uomo. Inchinandosi prima a Donna Matilde e poi al dottore: Madonna, monsignore, poi guarda il Belcredi è l'uomo che ha sposato Donna Matilde e che quindi gli ha preso la donna, e fa per inchinarsi anche a lui, ma si volge a Landolfo, che gli si è fatto presso, e domanda sottovoce con diffidenza: e Pietro Damiani? Abbiamo già detto che questo Enrico IV deve fare il finto tonto, e quindi sa benissimo, adesso è rinsavito, sa che quello che ha davanti lì è Belcredi, cioè il suo rivale in amore, quello che le ha preso la donna. Però fa finta di chiedere: ma è Pier Damiani? Pier Damiani era un personaggio, insomma, del tempo di Enrico IV, no? Bene, i personaggi. Ecco, abbiamo già spiegato che non c'è un narratore nel testo teatrale, e pertanto i personaggi si sono presentati attraverso si presentano ai nostri occhi attraverso il corpo degli attori, e l'azione, quello che fanno, quello che dicono, insomma. Nel testo teatrale i personaggi possono essere presentati quando noi prendiamo il libro del testo teatrale, c'è magari l'elenco dei personaggi, ci viene detto, non so, ad esempio all'inizio dell'Otello di Shakespeare c'è l'elenco dei personaggi dell'Otello: il Doge di Venezia, Brabanzio senatore, Graziano, in genere sono in ordine di apparizione, no? Non in ordine di importanza. Ma la caratterizzazione dei personaggi viene fatta poi nello svolgimento dell'azione drammatica, in base a quello che loro fanno, quello che dicono, le battute, le didascalie. È una caratterizzazione che può essere fisica, abbiamo già visto come Pirandello dica esplicitamente: so che Enrico IV deve avere 50 anni, deve avere un certo tipo di capelli, eccetera. Mentre Donna Matilde Spina deve essere sui 45 anni. Ecco, ci possono essere quindi indicazioni dirette, oppure ci possono essere indicazioni indirette. Ad esempio, sempre nell'Enrico IV si dice: smilzo precocemente grigio, allora diciamo che gli aggettivi smilzo e grigio sottolineano che il personaggio non ha un aspetto da anziano. E poi dopo ci sono le caratteristiche psicologiche che emergono sempre dal testo teatrale, e quindi per esempio nell'Otello Desdemona dice: io sto in pena, e quindi si capisce da questo che lei è molto premurosa verso suo marito. Oppure sempre nell'Enrico IV: il barone Tito Belcredi sarebbe vivacissimo se la sua duttile agilità non fosse come inguainata in una sonnolente pigrizia di arabo.
Belcredi abbiamo detto che è il rivale di Enrico IV. Mentre Donna Matilde con troppa evidenza ripara gli inevitabili guasti dell'età con una violenta ma sapiente truccatura. Ecco, Donna Matilde praticamente, abbiamo detto, è invecchiata ormai a 45 anni e quindi si trucca per cercare di nascondere i segni dell'età. Fino a un certo punto il teatro, ad esempio i greci, non avevano la figura del regista, assolutamente no. C'era l'autore, il drammaturgo, quindi ad esempio Eschilo, Sofocle, Euripide, i tragici, oppure gli autori comici come Aristofane e Menandro, e così anche quelli latini come Plauto, Terenzio. Non c'era il regista. C'era al massimo chi organizzava il coro, perché il coro era molto importante nelle tragedie greche. Il regista inizia a comparire nella storia della drammaturgia a partire dalla fine dell'Ottocento, nel senso che il regista è colui che mette in scena e cerca di interpretare, insomma, di raccogliere il senso del testo, di trasmetterlo al pubblico attraverso tutta una serie di cose che vanno appunto da ciò che il regista dice di fare agli attori, all'interpretazione quindi del testo, alla scenografia, eccetera. Per quanto riguarda la struttura del testo, il testo teatrale si divide in atti e scene. Generalmente c'è un numero dispari di atti, che possono essere 3 o 5, e gli atti a loro volta si suddividono in scene. Una scena incomincia quando entra o esce un personaggio. Quando c'è un cambio nel numero dei personaggi che sono appunto sulla scena, cambia la scena. Quindi possiamo avere atto primo, scena prima, con due attori. Quando entra un altro attore sarà atto primo, scena seconda. Poi ci sono i temi. Ogni autore di teatro esprime attraverso i personaggi che parlano nelle sue opere un universo di sentimenti e di idee, oppure ovvero di temi, cioè le tematiche e i temi, ad esempio, ricorrenti nella commedia di Aristofane sono la critica verso i politici della democrazia ateniese e verso in generale tutti quelli che ad Atene hanno potere e hanno spinto la città verso la guerra del Peloponneso. Insomma, ci sono dei temi centrali, possono essere conflitti generazionali o culturali, pensiamo al teatro borghese, riflessioni esistenziali, rivendicazioni sociali, nel teatro epico possono esserci rivendicazioni sociali. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.